Proviamo a commentare con coach Crotti questa sconfitta pesante casalinga subita questa sera contro Crema, figlia probabilmente anche di qualche assenza, ma di un gioco che rispetto alle ultime apparizioni sembra, se non scomparso, comunque latitare. Ma sicuramente non abbiamo giocato una buona partita, e non ci appelliamo alle assenze, perché quello poi penso che dopo aver perso è ancora più da perdenti appellarsi a chi non c'è, quindi parliamo di chi ha giocato, che è meglio. E purtroppo diciamo che siamo stati troppo morbidi a inizio partita sul perimetro, per poi subire, ma quello lo sapevamo costantemente nel pitturato in corso d'opera. Bravissimo Zanella comunque anche a fare canestri ad altissimo tasso di difficoltà, perché ha fatto un sacco di canestri dal mezzo angolo su giro e tiro nonostante la buona difesa dei nostri lunghi. Vabbè, sono quelle partite che poi alla fine sono difficili da commentare, perché sono troppe le cose che non sono funzionate, per cui vabbè, ci sarà da fare un'analisi un po' più approfondita sul perché abbiamo avuto nuovamente questa flessione pesante. Penso che pensavo fosse un problema mentale dopo la partita di Bologna giocata a Milano. Vabbè, evidentemente non è solo un problema mentale, ma ci sono anche altri problemi che vedremo di riuscire a risolvere. In primis penso proprio l'aspetto fisico, perché eravamo sempre indietro un passo su tutti i palloni. Adesso affrontare una diciamo coppia di partite emiliano-romagnole, partendo dalla trasferta di Lugo, quando poi invece settimana successiva, quindi fra 15 giorni, riceveremo qui al Palaromelia l'attuale capolista, oggi sconfitta a Bologna, ma comunque molto forte, 100. Ma guarda, oggi mi viene male pensare con chi giocheremo le prossime partite, perché penso che vabbè, avevamo una fiammellina accesa di poter agguantare i playoff. Ovviamente se perdi in casa, come abbiamo perso stasera, cioè penso che il nostro campionato adesso assumerà un significato diverso sotto tutti i punti di vista. Ovviamente non giocheremo per perdere, quello ci mancherebbe altro, però sicuramente penseremo una partita per volta, anche proprio in funzione della crescita dei giocatori, di una programmazione un po' più a lungo termine. Anche perché penso che realisticamente parlando, con questa sconfitta la chimera playoff è proprio diventata una chimerissima, non so come si dice, si sono allontanati terribilmente. Poi nella vita può succedere di tutto, ci sono i miracoli, noi cercheremo di onorare al meglio sempre comunque ogni impegno, però vabbè, una partita per volta, e cercheremo anche di lavorare sull'individuale e sui giocatori. Ecco, una nota a margine, io sono di solito quando si vince mando sempre coach Giubertoni, perché è giusto che comunque ci sia così la vetrina per i giocatori in primis e poi anche per chi lavora. Direi che stasera la cosa che mi ha deluso maggiormente, tolto alle Spatti che ha fatto una buona partita, il nostro atteggiamento dei giocatori tra virgolette di rincorsa, i giocatori che devono crescere maggiormente hanno latitato troppo. E questo non gli fa onore, sanno che lavoriamo tanto insieme e vorrei vedere un po' più di determinazione, ma questa poi è un'altra questione che ci risolveremo negli spogliatoi. Hai giustamente detto prima che non guardiamo l'assenza, però un'occhiata all'infermeria, ho visto Squeo in tribuna stasera, però poi ho visto che durante la partita non hai più utilizzato Truccolo e ho visto all'uscita anche di Gennaro Zoppicante. Sì, ci siamo dimenticati 100 anni, aggiungo anche 100 anni, perché poi alla fine, voglio dire, i giocatori erano finiti, quello che stava un po' meglio l'abbiamo lasciato in campo, però penso che si sia visto anche da parte di 100 anni un grosso calo di rendimento tra i primi due quarti e il terzo quarto quarto, perché anche lui aveva preso una botta alla coscia. Sì, l'infermeria è piena, però io penso sempre che quando c'è l'infermeria piena sia il momento di chi ha l'occasione di mettersi in vetrina, di giocare tanto, di giocare da protagonista, che va sfruttata. Okay, perché comunque se uno vuole fare questo lavoro non può pensare tutta la vita di essere under o gregario, e quindi questo è, io penso sempre che lavorando tutta la settimana insieme e vedo cosa possono fare questi giocatori, la delusione è vedere la domenica quando non rendono per quello che possono rendere, delusione ovviamente più per loro che per me, perché comunque si meriterebbero di giocare sempre ad altissimo livello come hanno già dimostrato di saper fare. È ovvio che ci deve essere la mentalità giusta, lo spirito giusto e non lo spirito del gregario che entra e gioca poco, che fa il compitino. Questo era quello che era stato chiesto, non è stato fatto, quindi ecco,
Tornando all'infermeria, so che mi vuoi far parlare di chi non c'era, vabbè, parlo di chi non c'era. Squeo probabilmente sarà in forza anche per la partita di Lugo, ma vabbè, a questo punto si fa con quello che si ha. Poi oltretutto Lugo è una squadra molto più tecnica, molto più diciamo leggera dal punto di vista fisico, mentre stasera il pacchetto lunghi di Crema era un pacchetto lunghi molto fisico. Comunque lui sarà da verificare. Trucolo ha preso una botta alla coscia, ma è un postumo da una botta che aveva preso contro Bologna, che si sta trascinando, e stasera la seconda azione ha preso proprio un colpo alla coscia e gli si è riacutizzato il problema. Stessa cosa vale per Di Gennaro, cioè diciamo che sono tutti traumi contusivi, botte, quindi spero niente di grave. Ovvio che poi se perdurerà il problema ci sarà da fare approfondimenti clinici con gli esami, quindi per adesso dai, diciamo che l'unico in forse potrebbe essere Squeo, speriamo che poi anche lui recuperi velocemente, perché ovviamente c'è bisogno di tutti.